mani, sì, le mani, via. Oh. Inaugurato l'asilo per i figli dei dipendenti della Regione Campania, al Taio del Nastro, il presidente della Regione Enzo De Luca. Una bellissima struttura, un valore simbolico. L'8 marzo abbiamo voluto dare questo segno all'attenzione per la donna, per i problemi della donna, un segno di concretezza come sempre. Meno liturgie, meno cerimonie, più servizi sociali, più asili nido, questo serve per dare respiro a una donna che ha problemi di cura, problemi di famiglia e a volte fa fatica a conciliare questo con il lavoro. Una struttura bellissima, 32 posti letto, offerta gratuitamente al servizio dei nostri dipendenti. Stiamo valutando la possibilità di aprire un altro asilo nel centro direzionale e questo si colloca peraltro su una scelta che abbiamo fatto di realizzare in Campania con i fondi sociali europei 200 asili nido. Vogliamo portare la regione fra le regioni di testa nel paese per il rapporto fra posti negli asili nido e bambini della fascia da 0 a 3 anni. Credo che stiamo cominciando a dimostrare di essere una grande macchina amministrativa motivata e capace di realizzare gli obiettivi programmatici. De Luca ha poi commentato anche il caso primarie Napoli. A Pagani c'è un'espressione bellissima, cioè babbarie. La Madonna delle Galline. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La doppia B, sì, babbarie. La prima è una B solo, la seconda con due B. Diciamo, sono sciocchezze un po' più rafforzate come te. Dai, mi pare che al di là di qualche sbavatura che può sempre esserci, non mi pare che ci siano fatti clamorosi. È stato un evento democratico che si è svolto in un clima di ordine, di tranquillità.